Buongiorno a tutti e buon inizio di avvento. Come ogni anno viviamo questo tempo in preparazione al Santo Natale del Signore Gesù, ma quest'anno c'è un motivo di gioia che si aggiunge a quella delle feste natalizie. Infatti, il 24 dicembre, con l'apertura della Porta Santa a Roma, si apre l'anno santo del Giubileo. Una bella occasione per metterci in cammino alla riscoperta della nostra fede. Ho voluto, nell'editoriale di questo mese, soffermarmi sull'immagine della porta, un simbolo carico di molti significati che può essere davvero utile per rileggere la nostra esperienza cristiana. Nella stessa storia biblica troviamo diverse porte. La prima è quella del giardino di Eden, del paradiso, che si chiude dopo la disobbedienza dell'uomo. Un'altra è quella degli inferi, che non impedisce di entrare, bensì di uscire. Nessuno dalla morte può scappare. Anche Giuseppe, con Maria incinta, bussa alle porte degli alberghi in cerca di un luogo dove stare, ma le trova chiuse. Allo stesso modo, molte altre volte Gesù troverà chiuse le porte dei cuori di tante persone, allora come oggi. Eppure lui sta alla porta e bussa. Chiede un po' di spazio. Se glielo concediamo, se lo seguiamo, allora quelle porte chiuse vengono aperte. Lo dice Gesù stesso nel Vangelo: Io sono la porta. Chi passa attraverso di lui ha la vita in abbondanza. Infatti, Gesù ha divelto le porte della morte, le porte degli inferi, liberando l'uomo prigioniero e ci ha riaperto le porte del paradiso. Allora auguro a tutti che questo percorso di avvento che ci porta a Natale e ci apre anche al grande giubileo del 2025 sia davvero un'occasione per metterci in cammino ed essere pellegrini di speranza, aprendo il nostro cuore alle sorprese che Dio, nella sua bontà e misericordia, vorrà fare a ciascuno.